Ciao a tutti ragazzi, qua ZW Jackson, bentornati con la reaction agli overall ufficiali di FIFA 19. Quest'oggi stiamo per entrare nella top perché siamo dal 20 al 11. Vi ricordo come sempre di seguirmi su Instagram ZW.Jackson, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella così appunto da sapere sempre quando pubblicherò un nuovo video. Ci vediamo anche stasera con l'inizio del calciomercato della mia carriera con la Juve, quindi ragazzi è un momento perfetto per quelli che non si stanno seguendo la carriera per rientrare appunto e potersela seguire. Allora ragazzi, direi di non perdere il primo. Ah, oddio, subito Agüero 89. Agüero 89. Allora, 84 di velocità, 89 di tiro, 89 di dribbling, 76 di passaggio e 73 di fisico. Cioè, praticamente Agüero ha il fisico tipo di Ibra. Cioè, non lo so, raga, perché gli hanno. Aspettate un attimo, no, veramente, perché? Aspettate un attimo, un secondino. Allora, questi qua, no, sono già gli 86. Quindi Ibra era qui. Un attimo, raga, perché veramente sarebbe una cosa assurda. Ibra 78 di fisico, Agüero 73. Agüero con lo stesso fisico di Edin Dzeko. Veramente, FIFA fa degli overall, dei valori a cazzo. Come fai a dire che Agüero ha lo stesso fisico di Edin Dzeko? Ma vabbè, raga, cioè, partiamo subito così a farmi incazzare. A parte questo, secondo me 89 di overall è anche poco, cioè. Agüero se lo meritava il 90. Fatemi sapere la vostra e già mi deve fare incazzare FIFA. Andiamo avanti. Dopo Agüero c'è Giorgio Chiellini, 89, il miglior difensore della Serie A, 69 di velocità, abbassata mi sembra dall'anno scorso, perché mi sembra, cioè non vorrei dire cazzate, ma l'anno scorso almeno al 70 ci arrivava. Comunque, 91 di difesa, 82 di fisico. E questa carta qua sarà veramente assurda. 89 di overall Chiellini, quanto cavolo è forte. Andiamo avanti. Dopo Chiellini, Griezmann 89. E anche qua mi aspettavo il 90, perché Griezmann è un giocatore veramente superlativo. All'Atletico Madrid lo si vede quando appunto è in campo. Quindi un giocatore top player, quella cosa che vi dicevo che Dybala non è. Si è vinto un mondiale con la Francia, quindi poteva starci anche il 90, esagerando. Comunque sarà veramente usatissima questa carta, soprattutto adesso che in Liga non c'è più Cristiano Ronaldo, quindi io penso magari a un attacco Messi Suarez o Messi Griezmann o Griezmann Suarez, nel caso non si debba avere una super disponibilità economica. Andiamo avanti. Harry Kane 89. Questa carta qua è fortissima, l'unica cosa è che appunto non lo rende tipo utilizzatissimo il 70 in velocità. Non è, cioè, 70 in velocità era poco sugli altri FIFA. Bisogna vedere se FIFA 19 sarà appunto diverso, nel senso che magari darà più spazio agli attaccanti centrali, proprio quelli fisici, oppure sarà il classico vecchio FIFA che più è uno è veloce, più ha possibilità di dribblarsi e far gol. Comunque 90 di tiro, 83 di fisico, e sarebbe sicuramente lui il top player in mezzo all'aria. Lui e Lukaku sarebbero assurdi. Alto alto poi come work rates e 4 stelle piede debole con 3 stelle skill. Andiamo avanti. Kanté 89, penso che sia il centrocampista più forte del gioco, sia perché è buggato sia perché dalle statistiche. 89 di overall, anche qua ci poteva stare un 90. Kanté, cioè, veramente non è sulla bocca di tutti perché non è un giocatore che fa gol o assist o dribbling, però sarebbe titolare pure a Real Madrid. In qualsiasi squadra Kanté sarebbe titolare perché veramente fortissimo. 80 di velocità, 81 di dribbling, 87 di difesa, 84 di fisico, 66 di tiro un pochino e 77 di passaggio. E infatti, raga, questa cosa qua dei passaggi di Kanté me la ricordo in FIFA 18, tutti si lamentavano di Kanté che aveva i piedi fucilati. Comunque i work rates sono medio alto e che cazzo ho appena visto, 2 stelle skill per Kanté. Cioè anche Kanté non sa fare due palleggi praticamente, vabbè, 3 stelle piede debole. Passiamo subito ai 90 ragazzi, e il primo 90 che vediamo è un portiere, è il portiere dell'Atletico Madrid, Oblak. Oblak che appunto da tantissimo tempo è esploso, da quando Courtois è andato via dall'Atletico. Oblak ha saputo comunque non, cioè, ha saputo farlo dimenticare bene e niente, poi comunque si è vinto un sacco di cose con l'Atletico Madrid. È
essendo sempre titolare, essendo sempre un grande protagonista, quindi penso che sia questo il motivo del 90. Andiamo avanti e troviamo Courtois, 90. Sbaglio, mi sembra che l'abbiano upgradato perché era 89 se non erro l'anno scorso. Ha fatto un bel mondiale col Belgio e poi è andato al Real Madrid. Mi viene in mente ad esempio la parata ai mondiali contro il Brasile, quella che ha salvato praticamente il Belgio. E poi niente raga, i due portieri appunto della Liga Santander saranno sicuramente o Courtois o Ter Stegen. Sì che c'è anche Keylor Navas 87, comunque penso che sia il più utilizzato, che sarà il più utilizzato nella Liga Santander. Andiamo avanti, Godin. Molti giocatori della Liga. Godin 90, dovrebbe aver avuto un upgrade anche lui Atletico Madrid. 68 di velocità, che comunque non è male. 89 di difesa con 84 di fisico. Godin potrà, ma appunto raga, boh, non è un giocatore tanto utilizzato, almeno non lo era negli altri FIFA. Magari su questo FIFA 19 sarà super utilizzato, però sicuramente non è un giocatore da buttare, ecco. Bisogna provarlo prima di qualcosa. Manuel Neuer, 90, ecco, Neuer quindi adesso non è più il portiere più forte, perché non ho ancora visto De Gea, a meno che anche De Gea sia 90 e sarebbero Oblak, De Gea e Neuer i più forti. Però comunque Neuer si presenta con la sua bellissima carta 90 di overall, con 4 stelle piede debole, che per un portiere è abbastanza strano. Andiamo avanti, Lewandowski 90, dovrebbe aver avuto un downgrade Lewandowski. 4 stelle piede debole, 4 stelle skill, 78 velocità ma 89 di tiro, 75 passaggio, 85 di dribbling, 82 di fisico. Quindi una carta veramente completa, alto medio come work rate. Se è un giocatore che 78 di velocità, ragazzi, sembra poco, ma per Lewandowski è molto. Cioè per un attaccante come Lewandowski, che può fare sia da attaccante fisso che da attaccante mobile, con 85 di dribbling, quindi può anche provare i dribbling, ha anche 4 stelle piede debole, 4 stelle skill. Questa carta è veramente completa e io sicuramente la vorrei provare. E l'ultimo giocatore di oggi era proprio lui. Quindi ragazzi, nella top 10 ci saranno tutti quei giocatori forti che non abbiamo ancora visto, come ovviamente Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Poi ci saranno Toni Kroos, perché non l'ho ancora visto, Modric, che non l'ho ancora visto, Sergio Ramos, Suarez, De Gea, poi chi altro? Fatemi pensare un altro. E poi ora come ora non mi vengono in mente. Comunque ci saranno tutti i veri top player. Quindi ragazzi, ci vediamo stasera alle 7 per l'episodio della carriera. E poi domani, come sempre, verso le 5:30, 5:45, la reaction agli overall appunto appena detti. Da Zeta a voi tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare la campanella per ricevere le notifiche dei miei video e poterli appunto commentare prima degli altri, così magari da ricevere anche ogni tanto un cuoricino da me, e seguirmi su Instagram, zv.jackson. Da Zeta a voi tutto, ciao!